benvenuti a un nuovo appuntamento con Pulsar, video magazine di AsiaTV interamente dedicato allo spazio. Tutta la potenza dei telescopi per viaggiare indietro nel tempo. Spitzer e Hubble hanno stanato una galassia distante 13,2 miliardi di anni luce. È la più antica mai osservata e risale a quando l'universo aveva soltanto 490 milioni di anni. Il servizio sarà affidato ad una galassia piccola e nascosta il compito di aprire una finestra sulle epoche più remote della storia cosmica e ottenere nuove informazioni sull'età oscura, una fase evolutiva tanto importante quanto ancora poco conosciuta. Distante 13,2 miliardi di anni luce, osservata cioè quando l'universo aveva solo 490 milioni di anni, in ragione del fatto che la distanza spaziale nell'universo cammina insieme a quella temporale, la galassia in questione esisteva già quando il tutto era avvolto da una nebbia di idrogeno neutro, in grado di assorbire la radiazione luminosa, ed è pertanto la formazione più antica mai osservata. La sua luce ha compiuto un viaggio lungo quasi quanto l'età del nostro universo, prima di catturare l'attenzione dei telescopi spaziali Spitzer ed Hubble, che l'hanno stanata dietro il gigantesco ammasso MAX 1149+222, sfruttando il fenomeno della lente gravitazionale forte. Il merito della scoperta, pubblicata nell'ultimo numero della rivista Nature, va ad un team di ricercatori che collaborano al progetto di ricerca CLASH, Cluster Lensing and Supernova Survey with Hubble, a cui partecipano astronomi INAF coordinati da Massimo Meneghetti e da Mario Nonino. Marte e le sue meraviglie. Sotto la lente del rover NASA Opportunity sono finite delle misteriose formazioni. Per il team di Oppi si tratta di un vero e proprio puzzle geologico tutto da risolvere. Vediamo. Guardate attentamente questa immagine. Avete mai visto niente di simile? Noi no, e neanche gli esperti NASA. Ci troviamo di fronte a un meraviglioso puzzle geologico, hanno dichiarato, un accumulo di piccoli oggetti sferici mai osservato prima, che niente ha in comune con altre formazioni già viste in precedenza sul pianeta rosso e dette blueberries, mirtilli. Insomma, un autentico mistero marziano tutto da risolvere, portato alla luce non dall'ultranoto Curiosity, bensì da Opportunity, piccolo rover anch'esso targato NASA, a zonzo sul suolo di Marte da ben 8 anni e mezzo. I cosiddetti mirtilli, incontrati varie volte da Oppi, sono concrezioni nate dall'azione di acqua carica di minerali come il ferro all'interno di rocce, prova di un ambiente umido nel passato di Marte. Le sferole immortalate da Oppi nel bordo ovest del cratere Endeavour e analizzate con uno spettrometro a raggi X, a differenza dei mirtilli, non sembrano contenere ferro ed hanno struttura, concentrazione, composizione e distribuzione differenti. Situate su di un affioramento roccioso chiamato Kirkwood, pieno zeppo di questi piccolissimi oggetti sferici, sembrano essere dure fuori e morbide dentro, hanno un diametro di circa 3 mm e molte di esse sono erose o spaccate dal vento, rivelando una struttura interna concentrica. Gli scienziati non si sbilanciano, le ipotesi sulla natura delle sferette sono diverse, ma nessuna è al momento favorita. Per risolvere il mistero, dicono, ci vorrà un po' di tempo. Ora bisogna mantenere la mente aperta e far parlare le rocce. Il 15 ottobre prossimo partono le attività del progetto didattico dell'Agenzia Spaziale Italiana rivolto agli studenti delle scuole superiori. Per iscriversi c'è tempo fino al 30 settembre. Vediamo. Lo studio della fisica è un gioco da ragazzi. Sta per entrare nella fase decisiva il canale web aerospaziale, progetto didattico dell'Agenzia Spaziale Italiana rivolto agli studenti delle scuole superiori, giunto quest'anno alla quarta edizione. Lo startup è fissato per il 15 ottobre prossimo, data di inizio delle attività didattiche finalizzate a promuovere il sapere tecnico-scientifico presso i giovani e a facilitare il loro avvicinamento alle materie di studio offerte dalle facoltà attraverso l'apprendimento esperienziale. 8 puntate televisive con cui percorrere le strade della fisica attraverso filmati e animazioni di facile comprensione, 8 applicazioni interattive e il portale web,
per mettere in moto un aereo, studiare le stelle con un telescopio virtuale, costruire un laser, capire cosa si nasconda dietro una semplice lampadina, giocare con sommergibili e dirigibili. Grandi novità attendono i piccoli scienziati. Nel ciclo di lezioni di quest'anno saranno presenti due nuovi moduli didattici, interamente dedicati allo spazio, e il videogioco educativo Space Adventure, cui è abbinato un concorso a premi per le classi. Per iscriversi c'è tempo fino al 30 settembre. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Pulsar torna come sempre la prossima settimana.